Bella a tutti! Cosa sono i pregiudizi nella musica? Beh, avete presente i pregiudizi in generale? Tipo, il kebab non mi piace perché è fatto con la carne merdosa. E poi i kebabari lo prendono alla metro della marca Oreca, che produce praticamente l'80% dei prodotti venduti lì dentro, e praticamente ogni ristorante li acquista. O se no, non mi compro questa marca di scarpe perché costa poco e sicuramente sarà una cinesata. E magari è made in Italy e mi durerà 10 anni, ma vado a comprarmi le Air Max della Nike made in Taiwan, fatte da qualche bambino sfruttato, alla modica cifra di 160 euro, con la punta che mi si scolla dopo 2 ore. Nella musica è lo stesso. No, questo gruppo non lo ascolto perché non lo conosce nessuno, sicuramente farà cagare. E invece, porca troia, sono strabravi e fanno delle super canzoni. Però mi vado a sparare Enrique Iglesias in loop, perché porca troia, te quiero, yeah, cazzo. Però con 4 accordi, sempre gli stessi, sempre nel solito ordine, spara successi da un numero imprecisato di anni. Non voglio entrare nello specifico, il mio era un esempio, ho preso a caso lui perché è il primo che mi è venuto in mente. In ogni caso, è la moda, è il nome e si prendono delle posizioni. Tante volte qualcuno non ascolta qualcosa solo perché alle masse non piace, perché la tendenza del momento è in una direzione e allora viene messa un'etichetta negativa su tutto quello che va nella direzione opposta. Se smettono di aprire la cazzo di persiana giù, porca troia, bene. Però voglio fare un discorso più ampio. La musica è un'arte e l'arte è un ottimo strumento per esprimere i propri pensieri e le proprie sensazioni. Nessun musicista dovrebbe fare musica per seguire il quattrino, perché così si perde l'essenza di tutto, e qualcuno lo fa sicuramente. Ma ci sono tanti che fanno canzoni per fotografare un momento particolare del loro stato d'animo, e questo è molto bello. E nessun ascoltatore dovrebbe criticare un brano dal punto di vista stilistico, perché è puramente soggettivo. Le uniche critiche ammesse sono quelle tecniche, ovvero dell'esecuzione del brano, che sono solo oggettive. E invece tutti sparano merda a gogo su qualsiasi cosa non sia di loro gradimento, o almeno la maggior parte. Sì, l'ho fatto anch'io, già. Però poi crescendo mi sono reso conto che è una minchiata. Per 2 motivi. Primo, perché ho imparato ad essere di mente aperta e ad accettare tutte le infinite sfaccettature che ci sono nel mondo. Secondo, perché avendo iniziato a fare musica, anche se nel mio piccolo, mi sono messo nei panni dei grandi personaggi. Perché dobbiamo ricordarcelo, dietro quei personaggi, dietro quei gruppi ultra famosi, ci sono delle persone stronze come noi, che pensano, mangiano, dormono, cagano, ma che soprattutto hanno dei sentimenti e magari ci credono davvero in quello che fanno e non vanno né offesi né presi per il culo. Perché? Perché è sbagliato a prescindere. Poi una canzone o un artista può piacere o non piacere, ma non dobbiamo dire: se non piace a me, allora fa schifo e non deve piacere a nessuno. Voi non potete neanche immaginare quanto ho odiato i Tokyo Hotel ai tempi. Non li sopportavo. O Justin Bieber, One Direction, un italiano Tiziano Ferro. E magari avevo ascoltato solo 2 canzoni, ma mi stavano sulle palle. E quindi niente, per me erano solo una valanga di merda. E ci tenevo a farglielo sapere in qualche modo. Pensate che ci facevo le parodie offensive sopra e le caricavo sul tubo. Ah, ma non ve lo dico dove. Ero giovine, incazzato e ce l'avevo con tutti. Ero veramente una bestia. Poi sono cresciuto e ho capito come funziona il mondo. E anche se mi ci sono divertito, un po' mi dispiace di essere stato così stronzo. E adesso, quando li passano alla radio, qualche volta non cambio stazione. Da un che di nostalgia. Ma lasciamo perdere. Tutto questo discorso non l'ho fatto a caso, chiaramente.
Domani uscirà il nuovo album dei Linkin Park e probabilmente, come abbiamo sentito dai pezzi che sono già stati pubblicati, sarà molto diverso dai vecchi album. E molti, moltissimi fan si sentiranno traditi da questo cambio di genere così marcato. Ma voglio dirvi questo: non ascoltateli aspettandovi qualcosa. Ascoltate quello che hanno da dire, come lo vogliono dire. Non giudicateli. Lo faranno per soldi? Questo non lo so. Ma forse sono arrivati a un'età in cui non richiedono più la cattiveria. Non è facile scrivere canzoni incazzate quando si vive in un attico e non si ha più la fame del successo. Ma questo lo dirò sabato nella recensione. Tutto questo discorso è per dire: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Di scelte ce ne sono tante e una persona può scegliere cosa ascoltare e cosa no. L'importante è non offendere ciò che non piace, ciò che non si conosce e ciò che non siamo ancora pronti a capire. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete d'accordo con me o se non lo siete, chiaramente argomentando. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione in su. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se volete seguirmi in tutto quello che faccio e che farò, passate anche dalla mia pagina Facebook, il link è in descrizione. Se siete curiosi di vedere la recensione che farò del nuovo album dei Linkin Park, vi lascerò il link in descrizione e nella schermata finale di questo video, non appena sarà disponibile. Noi ci becchiamo e quindi ciao.